42. N-E-R-D-A. Ci sta in giro una persona che è pronta a fare una strage. Ho bisogno della banda. Che bello rivedervi. L'ideale sarebbe stato non rivedervi nudi. La banda di ricercatori più pericolosa di Roma è tornata al cinema. Dal 30 novembre Smetto quando voglio di Sydney Sibilia chiude il suo cerchio con il terzo capitolo, Ad Honorem. Questa volta la banda dovrà essere pronta a tutto, trovandosi di fronte a un vero super villain. Ma i protagonisti di questo capitolo quanto ne sanno di super cattivi al cinema? Riuscirebbero a riconoscerli da una sola citazione? Lo abbiamo chiesto al regista Sibilia, al villain Neri Marcore e al super villain Luigi Locascio. Vai, gioco, allora, bellissimo! Allora, gioco, io vi leggo alcune citazioni di super villain e voi mi dovete dire se mi capite chi è oppure no. Ma io non proprio... ti aiuto io! A meno che tu non dici ora l'inverno del nostro scontento vince è diventato lui, glorioso estate... Beh, le prime sono facilissime. Dai, no, mi piace questo. Gioco, game. Pronti? Round one, fight. Stiamo a fa una figura di merda. No, va bene, vai, io me la sento, gioco. Napalm, figliolo, non c'è nient'altro al mondo che odora così. Mi piace l'odore del napalm. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Vabbè, facile. No, però lei vuole sapere il villain, lo dice? Come si chiama lui? Il sergente... Kurz. No, si chiama Kurz. Kurz è quello del cuore di Tenere. Ah, vero, scusate. No, e vedi, c'è a bassa voce, questo è quello di... Vabbè, dai, vabbè, Apocalypse, va bene anche il cuore di Tenere, lo stesso, sì. Apocalypse Now è tratto da cuore di Tenere. Però Kurz, vabbè, va bene, Apocalypse Now, mi piace l'odore del napalm la mattina. Un'altra facile. Danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio? Batman di Tim Burton. Vince lui. Facilissimo. Io gli faccio i massaggi. Batman di Tim Burton, Jack Nicholson, quando uccide una persona, dice: vabbè, non ci umiliare adesso. 1-0 per Sidney. Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per andare da un vecchio amico. No, ma sto per avere un vecchio amico per cena stasera. Vabbè, Hannibal Lecter. Quindi Hannibal Lecter. Appena so che puoi saperlo, non dico nulla. No, io intervengo solo quando c'è bisogno. Ora iniziano a diventare difficili. Vai, che ci divertiamo, vai. Davvero pensavi di fare tutto questo casino senza conseguenze? In originale com'è? No, aspetta, io l'ho visto in originale quel film. Com'era? Aspetta, tutto questo casino senza conseguenze? Non è facile, sai, non è facile. Questo mi ricorda tantissimo un film bellissimo, tra l'altro... Che non è Ascensore per l'Inferno. No, secondo me è del 2014, vabbè, film straordinario. Lui era Neri Marcore e lo diceva Edoardo Leo, giusto? È Erburena. Era questa. È pazzo, no, veramente, mangi e te lo scordi. No, io cancello, manco ma perché fai male. Vai, Edoardo Leo la prima volta e dice: davvero pensai di fare tutto sto casino senza conseguenze? Perché no, dovevi dire così, davvero pensate di fare tutto sto casino senza conseguenze? Questo non se le ricorda. Ma no, ma bisogna svuotare la mente, si fa e si mette via. Vai. Allora, le ultime due. Adoro questi brevi momenti di quiete prima della tempesta. Leopardi. No, quello no. Ma mica un birre. No, come? Qual è la quiete dopo Non lo sappiamo. La tempesta di Shakespeare. Vi dico solo, il regista del film è Luc Besson. Ah, allora puoi ridire un attimo in francese? In francese? Adoro. Perché non rivedere in originale? Jean Reno è il protagonista. No. Com'è? E che è? Quindi è Leon. E il villain chi è però? È Gary Oldman. Bravissimo. Ragazzi, sto qua, non è che... Vai, l'ultimo. Beh, Leon non l'hai visto. Ma quando mai? Io non l'ho visto. Dai, Leon, ora, ammazza, sono film italiani. Ho capito, Leon è da paura. Se era Leone lo vedevo. Leone, vogliamo fare il remake italiano? Leone. L'ultima, ma perché? Cattivissimo me. La menti che ci azzeccavo. No. Perché Dio avrebbe scelto un fanciullo sceno come suo strumento? Un fanciullo o scemo? Che è il suo strumento? Lo strumento di Dio. Non lo so. È un film horror, de paura, di quelli... No, no, è un supereroe. È un mezzo film storico. Ah. Su una famosissima diatriba tra due musicisti. Mozart e Salieri, ah, bellissimo, bellissimo. Non me lo ricordavo. Lo dice Antonio Salieri. Tratto dalla PS di Peter Schaffer. Che è interpretato da
Non morivo. Salieri? No. Non si può dire. Mori Abraham, grazie. No, no. Grazie a tutti. Il film è di Milos Forman, no? Sì, no, sì, l'ho fatto io. No, l'ho fatto io. Filmato Milos. Eccoci qua. 30 novembre, grazie. Al cinema. Smetto quando vedo Norium. Non siamo andati malissimo. No, siete stati molto bravi. Alcune erano difficili. Cioè, quella su Salieri me l'hanno detto tutti. Quella su Salieri era complicatissima. Però altri l'hai fatto, no? No, però... Devo dire che tu non ti ricordi la tua, quindi di cosa, perché quella più difficile è la mia, perché uno non si riconosce, è come uno ti fa l'imitazione e pensa a tutto il resto, invece ce l'hai qua, e quindi è così. Esatto, è il gioco di prestigio. È giusto che non mi ricordassi, disse giustificandosi. È così. Tu sei in arresto per essere evaso da Re Bibbia. Ti mi hai tradito. Che cosa sta aspettando? Forse qualcosa di grosso, di epocale. Ora possiamo cominciare. Che fatica, oh. Voi come mai qua? Che avete fatto? Frode, bancarotta fraudolenta. Occultamento di cadaveri. Occultamento di cadaveri? Però non l'abbiamo occultato troppo bene, sto cadavere. Se state qua...